fondamentale affrontare questo problema in maniera, diciamo, unitaria e globale, perché le previsioni ci dicono che se, diciamo, non poniamo una soluzione a questo tipo di problema, da qui al 2050 circa 10 milioni di persone nel mondo potrebbero morire di infezioni correlate a batteri multiresistenti, quindi più addirittura di tumori, più addirittura di altre malattie che oggi, insomma, vanno per la maggiore. Potrebbe essere la prima causa di morte nel 2050 l'antibiotico resistenza, una previsione allarmante che richiede un intervento urgente e globale. Comporta un problema assolutamente importante, che quando veramente bisogna di trattare un paziente con un'infezione batterica, magari corre il rischio che l'infezione possa, diciamo, creare delle complicanze addirittura anche mortali per quel paziente perché non ha una terapia adeguata. L'antibiotico resistenza attualmente è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Salute una grave minaccia per il mondo intero, un fenomeno multifattoriale e complesso. Può dipendere da più aspetti, l'eccessivo utilizzo, diciamo, in medicina umana, talvolta noi assumiamo antibiotici quando non dovrebbero essere assunti, vedi le infezioni virali, oppure l'altro esempio è in medicina veterinaria, dove si usano spesso antibiotici che possono poi essere, diciamo, in qualche modo ritrovarsi anche nelle nostre tavole o nell'ambiente. Quindi la lotta a questo fenomeno è una lotta che prevede un impegno One Health, un impegno globale, quindi medicina umana, animale e ambientale. L'antibiotico resistenza viene così definita una pandemia silenziosa, fondamentale adesso mettere in atto azioni virtuose. Intanto io direi che è fondamentale avere la consapevolezza di usare gli antibiotici quando servono, e questo, diciamo, intanto noi prescrittori, quindi i medici, i sanitari, i dentisti, gli odontoiatri che prescrivono antibiotici, ma quando poi sono indicati. Ma l'altro, creare anche una consapevolezza, questo secondo me è il punto più critico, nei riguardi della popolazione. Quindi perché no, partire anche con una formazione, un'informazione a livello delle scuole, a livello di enti, eccetera, che ci possono in qualche modo aiutare a rendere più consapevoli le persone sul buon uso della terapia antibiotica.